Torino dal 1 al 26 di ottobre il Consorzio Topics organizza insieme a Fondazione Easy, ad Axant e a Itodo un corso che si chiamerà Big Dive, che è dedicato alla creazione di nuove figure professionali. L'intenzione è quella di creare figure che siano capaci di trattare grosse mole di dati. Quindi Big Dive punterà a formare delle competenze nell'ambito del software development, della scienza dei dati, quindi data science, e nella visualizzazione dei dati. Il ruolo che ci immaginiamo e che ci siamo riservati in questo corso è quello di essere il trade union tra il mondo del big data e chi sono gli utenti finali, i lettori e fruitori di questi datasets. Per cui se metà del corso sarà effettivamente dedicata ad acquisire la capacità di analisi, di lettura di questi enormi datasets, poi si tratterà anche effettivamente di estrarre significato, ma a quel punto di raccontare questo significato, di poter creare delle storie, di poter creare degli strumenti effettivamente interattivi che permettano di esplorare questi dataset e di renderli comprensibili ai non addetti ai lavori. Il ruolo del Big Diver è proprio quello di essere il mediatore tra queste due tipi di realtà. Lo sviluppatore ha necessità di alcune informazioni in più che non sono il tradizionale programmare, ma avendo a che fare con tanti dati ha bisogno di imparare a storarli, accedersi facilmente, non avere problemi di performance e profiling. Tutte cose che noi insegneremo. Interessantissimo il fatto che il corso sia interdisciplinare. In genere trovare dei profili che abbiano nozioni di tutte e tre le strade è quasi impossibile. E lo sviluppatore ha una grandissima opportunità di vedere come funziona la parte di data science, come verranno poi usati i dati che lui in qualche modo riesce a manipolare per essere visualizzati. Viviamo in un'era iperconnessa, il che significa che discipline che storicamente si sono sviluppate in modo diverso devono trovare punti di contatto che in modo progressivo hanno a che fare sempre di più con il dato, con il dato che proviene da sistemi tecnologici, con il dato che proviene da sistemi sociali. Per capire questi sistemi è necessario portare a contatto discipline tradizionalmente separate come le scienze sociali, le scienze dure della modellizzazione statistica, l'analisi dei dati e discipline che vengono da domini legati al design, alla visualizzazione. Per chiudere questa equazione è necessario stabilire dei terreni di dialogo nuovi e Big Dive è una di queste occasioni. So welcome here. So I'm very proud to have you here. It has been quite a challenge for us. So we believe in some things. First of all, in the informal mood and feel of doing things. So I would like to have you very active in what we will do, to consider yourself as friends before being some students. So this is a number zero, so you should be happy to be in a number zero. Hi, I'm René. I'm a PhD student from ETH Zurich in Switzerland. My name is Faripa. I'm originally from Iran, doing my PhD in physics in Sweden. I'm here because mainly I'd like to improve my knowledge about how you can explore, visualize and get data out of the web or the real world, if you can. My name is Kira. I'm from Ireland. Big Dive is a huge opportunity to learn, well, everything, because for me, everything is new. Hi, my name is Kevin. I grew up in Malaysia, and I moved to the United States about 5 years ago. I live there now with my wife. And I'm so happy to be here because I'm sure that big data is the future and innovation. And I would say everybody that would like to swim in the ocean of new data should go to Big Dive, because if you don't want to drown, you better learn how to dive.